Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di PES 2018 stagione 2, episodio numero 36. Sono sempre io, Walter Alcazzi, il fondatore di VPC LOL. L'ultima volta abbiamo fatto un pareggio pirotecnico con il Napoli 3-3, dove perdevamo 2-0, in qualche modo l'abbiamo ripresa agli ultimi minuti. Siamo ancora imbattuti in campionato. Diciamo che adesso dobbiamo, come si può dire, l'ultimo, siamo alla fine della finestra mercato invernale, dove dopodiché finirà e poi dovremo cavarci ogni giocatore che abbiamo. Avanziamo di un'ora. Vediamo cosa ci dicono questi struzzi. C'è qualche offerta, ma non credo che ce ne sarà. Non so se ci sono offerte. Controlliamo la squadra. Ah, San Vito lo vuole il Bayern Monaco. Vediamo se ci sono altri giocatori importanti. Caligiuri lo vogliono un po' in tanti. No? Vabbè, lasciamo perdere. Ci sono altri giocatori che abbiamo bisogno di. Ma già questi sono tutti quelli in prestito. Sono. Ho quattro giocatori in prestito. Noi non penso che faremo altri acquisti. No. Avanziamo di un'altra ora, vediamo cosa ci dicono. Tanto non ci diranno niente questi. L'abbiamo fatto da a me. Che squadra è? Vediamo un po'. Gestione squadra, trattative. Quanto penso che lo scarichi? Sì. Quanto ci. Ah, per un prestito va bene, prestito sì. Prendetevelo. Altri soldi che entrano. Entra. 11 ore alla fine di questo calciomercato. Vediamo come va avanti. Io lo so. Altro prestito. Vabbè, tanto dobbiamo comunque. Sì, vabbè, non mi interessa sta cosa. Andiamo avanti. Saltiamo di un'altra ora. 10 ore alla fine rimasti. Vediamo finché. San Vito, vediamo un po'. Vediamo cosa ci offrono. Ah, un prestito. Cos'era nella lista prestiti lui? Non lo so, non mi ricordo. Devo guardare. Devo vedere una cosa prima. Ah sì, nei prestiti sì, l'avevo inserito. Vabbè, facciamo così. Andiamolo in prestito, tanto. Almeno così. Sì, facciamo tanti prestiti, tanto. Almeno ci facciamo conoscere. Bene. Lo darei via, tanto. Cioè io non penso. Sì, abbiamo un po' ora una squadra dimezzata di uomini, cioè dimezzata, diciamo che. Come si può dire? Tipo, dobbiamo un po' modificare un po' l'assetto adesso perché abbiamo. Non ci sono più, ad esempio, mettiamo ora.
Non abbiamo più difesa centrale, mettiamo Caldara. Darmian, che comunque giocherà. Chiamozzi, lo togliamo. Vittorio rimane comunque. Insomma, abbiamo 4, 3, no, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vabbè, abbiamo 21 giocatori. Siamo ancora. Tanto dobbiamo comunque andare avanti. Andiamo avanti di un'altra ora. 6 ore alla fine del mercato. E basta con questi mail inutili. Ok. Non penso che ci siano altre offerte per ora. Ancora un'altra ora. Ci sono trattati ancora per il momento. Ah sì, vabbè, per ora. Rinnovo dei contratti. Non so se ce ne sono. Vabbè, tanto ormai. Io lo darei via, tanto non è che mi importa. Cioè, ormai è un giocatore scarsa categoria, Errigo. Devo vedere una cosa. Tipo, come siamo messi? Tipo, perché abbiamo giocatori. Allora, noi siamo nel 2019, qua, non in realtà. Qui abbiamo ancora fino ad agosto, abbiamo, no, fino all'anno, ancora 2 anni di contratto, questo Chad, esatto, Viglianti. Questo scade però quest'anno, Ivan Viglianti lo dobbiamo rinnovare. Non lo so se abbiamo rinnovato. Caldara. Quanto ci abbiamo lui? Vero, un anno. Damiano, stessa cosa, 2 anni, 3 anni per Norese, 4 anni per Kurtic, 2 anni per Zahara, 3 anni per Nicodemo. Questo scade quest'anno al plasma. Beh, adesso non penso possiamo fare Alcarsana pure quest'anno. Ce ne recupereremo probabilmente in estate. Aspetta, abbiamo 2 anni ancora. Rassello, abbiamo 2 anni. Fiamozzi. Vabbè che Fiamozzi. Anche se possiamo già pensare a fare un rinnovo del contratto, Fiamozzi. Sembra ce lo fa fare. Ok, poi vediamo. Che non è rimasto tanto tempo ormai. Sì, un attimo, faccio tutto. Quanto vuole di costo di rescissione? Ma io, visto che comunque ha fatto, voglio darti di più. Ti diamo 1 milione di ingaggio, 2 anni. C'è un bonus presenze. Beh, bonus gol no, perché tanto. Bonus vittoria. Un costo di rescissione alto. Abbiamo avuto un'ora di. Vabbè che non facciamo più in tempo a fare altre. Ah, volete. Migliora. Certo che questo gioco. Avrei dovuto fare le trattative prima, vabbè. Che questo per quanto vuoi? Un po' di più. Voglio vedere un altro giocatore che c'è. Vabbè, io lo accettiamo prima. Non ci sono. Noi non facciamo rinnovo dell'arrivo, non glielo rinnoviamo. Però non ci voglio perdere il valore di mercato perché non lo rescindo. Caligiuri, possiamo pensare pure a rinnovarli perché. Sì, ha l'età per dire quanti anni c'ha. Vabbè che. Ok, in fase calante, ma. Non faccio più in tempo, mi sa fare. Vabbè. Glielo rinnoviamo quando potremo. Tutti gli altri non mi interessa più.
Chiamozzi, termini accettati e si fotte. Ma vediamo, possiamo Caligiuri, vabbè che San Vito adesso abbiamo già in prestito, ma possiamo già pensare a rinnovargli. A Lasagna non lo rinnoveremo probabilmente. Adesso scade il 2020, vabbè, lui abbiamo tempo, per lui non ci saranno rinnovi probabilmente perché lui, no, neanche lui glielo rinnovo. Nicolò Motta, però sì. Però c'è tempo per loro perché sono. Però non rinnoviamoglielo solo a. Vabbè. Sì, basta. Abbiamo perso pure tempo a fare questo episodio. Sì, andiamo avanti. Eh sì, calciomercato chiuso. Ah. 4 giocatori, meglio di niente. Programma ufficiale di febbraio, UEFA Europa, 16esimi finale, andate. Ah già che affronteremo il Liverpool. Grazie per il gol d'oro. Vabbè. È andata così. Giocheremo in casa contro la Lazio. E giochiamo dopo aver perso quasi 10 minuti di calciomercato. Magari suddividiamo l'episodio, vediamo. Giochiamo questa squadra. Niente, dopo questo calciomercato dove abbiamo fatto un po', abbiamo dato in prestito tanti giocatori, abbiamo rinnovato un contratto. Cos'è così tanto? Poi si vedrà. Poi si sa come sono fatti certi giocatori, vogliono sempre contratti. Questo purtroppo è lo sport moderno. Si pensa solo al denaro, questa è la verità. Ma questo è quello che succede. Alla fine non importa quale squadra giochi, può essere grande, piccola, basta che c'hai i soldi e i giocatori te li tieni. Comunque, benvenuti al Black Fox Way Stadio di Vupisilon City per Vupisilon Lazio. Il Vupisilon dopo. Il pareggio a Napoli cerca comunque una continuità con la Lazio, anche perché il Milan si è riportato di un punto e quindi il Vupisilol non può fare altri passi falsi. Anche se il Vupisilol non lotta per il campionato, ma lotta per un posto almeno in Europa. Il primo obiettivo dei 50 punti ci è stato fatto, non ci aspettavamo una squadra che lottava per il campionato, comunque abbiamo una squadra interessante. Si parte. Palla per Kurtic, Caldara, Norese, Spettro. Spettro la dà per Al Plasma. Al Plasma la dà per Zahara. Praticara. Kurtic al volo, ma la palla è alta. Però bello. Un'azione importante del Vupisilol che comunque pur con giocatori nuovi riesce ad avere un gioco comunque un assetto buono. Kurtic che è un ex Varese che si è aggiunto a Pucino, a tanti giocatori che sono. Che il Vupisilol ha voluto prendere perché hanno che fare. E niente. Poi parliamo. Palla per la Lazio. Savic. Palla respinta. Luis Alberto. Immobile. Dujan Basta. Chiuso da Norese che non riesce ad evitare e allora la Lazio si porta in attacco. Ancora. Ah, questa volta è per il Vupisilol. Under. Viglianti. Spettro. È un po' più, quindi a temporeggia. Palla per Alcarsana. Kurtic. Palla per Al Plasma. Non riesce a superare il Lukaku. Allora ci riprova. Viglianti. Palla per Spettro. Pallone per Al Plasma, attenzione, prova a tirare di là, ma la palla è centrale, allora Lazio allontana. Ancora Al Plasma, palla per Spettro, Alcarsana, Xor, Alcarsana, 1-0, il Vupisilol va avanti. Grande azione manovrata del Vupisilol.
insistita molto. Che ha avuto il doppio, ma aspetta, l'ha lasciata al Crassana che è piazzato meglio e l'ha buttata dentro. Niente da fare per Marchetti. E il Vipisilol va avanti. Peccato che non si può vedere quello che sta facendo l'altra partita. Vabbè. Quel Vipisilol avanti. La reazione della Lazio. Savic. Luis Alberto, immobile. Però chiude Viglianti. Palla per Al Plasma. Kurtic. Spettro. Alcarsana. Ancora un bel pallone. Alcarsana. Xor. Alcarsana. 2-0. Un gran gol del giocatore iracheno. Doppietta in pochi minuti, incredibile. Bella azione manovrata. Ha calciato al volo, più o meno, e l'ha messa dove non può prenderla. Un giocatore stratosferico al Carsana, che non si può fare a meno. Un esterno importante, ma una seconda punta. È grande, il Vipisilol è già 2-0. La Lazio ha accusato il colpo e deve reagire. Finì 1-1 all'andata a Roma. Attenzione, palla per la Lazio. Pallone per Immobile. Attenzione, Immobile! E salva tutto De Santis. La Lazio però prova a farsi vedere. Attenzione. Palla per De Santis. La palla rimane lì. Mischia pazzesca ma allontana. Spettro c'è Dujan Basta. Lucas Leiva. Immobile. Però il tiro è sporcato. De Santis. Spettro. Palla per Parolo. Luis Alberto. Lucas Leiva. Luis Alberto. Ora ci sono per il centrocampo. Attenzione, vogliono provare. Malcars viene anticipato. Nicodemo. Ma la palla la perde. Barolo. Attenzione. Immobile. 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 E sbaglia sotto porta. Grande cosa della Lazio sprecata. De Santis la prende un po' per pessima. Occasione importante per la Lazio, non sfruttata bene. A portiere battuto, la palla esce di un niente. La si riparte da De Santis. Palla per Spettro. Norese. Al plasma. Palla per Alcarsana. Dove è Spettro? La lascia al plasma. Traversa clamorosa. Spettro, prova a vedere. E la palla è dietro. Però vicini al 3-0. Il Vipisilol. Hanno avuto un'occasione per il 3-0. Palla per Lucas Leiva. Ma sbaglia tutto. Kurtic. Zahara. Spettro. Palla per Alcarsana. Lo di Alcarsana. Al plasma di testa! La palla esce. Però Silo che gioca bene. Fa molti passaggi. Insomma, una squadra molto assemblata bene. Sì, qui arriva, è stato un po' defilato, cioè non è arrivato giusto perché è stato un po'. Però la butta fuori lui, quindi non c'è posto di spalla. Comunque c'è posto di spalla, diciamo, un pari perché la Lazio, pur essendo sotto, non sta giocando male. Palla per Dani Spettro, attenzione, si libera ma la palla è lunga e non può arrivare. Palla allora per Marchetti. Zahara, Spettro, Alcarsana, è fuori di niente. Gioca sempre veloce il ma sono anche dei tiri da lontano perché vuole provarci. Sì, qui è un tiro al volo, la palla esce di un niente comunque. 36 minuti.
Sempre 2-0 tra VPC LoL e Lazio. 2-0, scusa, volevo dire perché che mi confondo spesso. Spettro, Alcarsana, Nicodemo, Kurtic, al plasma. Ed è calcio d'angolo. Azione esistita, sembrava in quel gioco, ma no. Non è stata segnalata. Era una posizione un po' defilata però per segnare in effetti. C'è calcio d'angolo. Calcio d'angolo, Viglianti. Palla per Daniel Spettro. Prova la rovesciata al volo, ma sbaglia. Allora la palla si perde. Spettro. Però sbaglia per Zahara. Allora si riparte. Immobile. Ah, riprendersi, attenzione, c'è un buco. Fate il tiro. De Santis respinge. È rimessa per la Lazio, che comunque prova a chiudere in attacco questo primo tempo. Attenzione, palla per Immobile. Ancora Immobile. Immobile. Mischia pazzesca, ma la palla rimane lì. Parolo. Respinta. Ancora però. Parolo. Ma questa volta allontana. VPC LoL 2-0. Doppietta di Alcarsana dal 12esimo al 16esimo minuto. Ma la Lazio non demorde. E ci sta provando. Nel secondo tempo il VPC LoL proverà a fare un... cambiare qualcosa. Vediamo come siamo messi. Nicodemo infatti non è nella migliore condizione. Verrà probabilmente... entrare al suo posto. Vittorio. Il resto la... ci sono... Entrerà Puccino al posto di Darmian. Vediamo cosa cambia. Si torna per il secondo tempo. Poi il VPC LoL non ha... Si ripete il 2-0 per il VPC LoL. Vediamo la Lazio cosa fa. Felipe Anderson. Lucas Leiva. Alberto. Immobile. Vince il contratto, attenzione Immobile. Però chiude tutto in calcio d'angolo Norese. Lazio, calcio d'angolo per la Lazio. Attenzione, De Santis allontana con un pugno. E Spettro prova un corridoio per Puccino, ma non ci arriva. Era troppo sbilanciato. Sempre la Lazio che comunque ci sta provando. Al plasma. Spettro. Palla per l'Alcarsana. Spettro. Non ci arriva però Zahara. Allora si perde. La Lazio prova il contropiede. Felipe Anderson. Attenzione. Attenzione Anderson. Parte il tiro. È troppo però sul De Santis. Però la Lazio c'è. Zahara. Spettro. Ma il pallone è troppo impreciso. Allora ci provano. Pallone per Felipe Anderson. 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 Respinta di De Santis, che comunque sta facendo un'ottima prova come portiere. Però la Lazio insiste. Zahara però chiude. Parolo. Al plasma. Palla per Spettro che prova ad arrivare, ma è chiuso. Deve retrare. Però sbaglia tutto per Al plasma. E allora la Lazio riparte. Kurtic. Contratto da Parolo, ma Norese però non lascia scappare Savic. Norese, però ancora Norese che però vince il secondo rimpallo. Alcarsana, Spettro, non ci arriva però, allora chiude tutta la difesa. La partita è comunque molto equilibrata, che onestamente la Lazio non è che merita tanto di perdere. Felipe Anderson, palla per Basta, ma non c'è. Allora... Ma tanti errori a centrocampo, una partita molto tattica. Va per Caicedo.
Parolo. Lucas Leiva. Lukaku, attenzione Lukaku. La grande parata del portiere, che oggi ha fatto meno 3-4 parate. Però la Lazio insiste. Il VPC Roll è un po' sulla difensiva in questa parte della partita. Daniel Spettro. Zahara. Balla per Alplasma. Alplasma, attenzione al plasma. Alplasma. Parte il tiro e la palla esce di un niente. Grande occasione contropiede per il VPC Roll, dove dopo un assedio da parte della Lazio è tornata fuori. Si è pensato bene, ma la palla esce di un niente. E si dispera un po'. Si riparte. Al plasma. Spettro. Zahara, attenzione Zahara. Entra dentro Zahara. Zahara. Palo. Spettro. Parte Kurtic. Deviazione. Però Vincini al 3-0 il VPC LOL. Dopo aver subito tanti attacchi della Lazio. Grande Zahara che prende un palo pieno. Si toglie la data a Kurtic, che è stata però ribattuta. All'asse di calcio d'angolo. Un po' lunga però. Palla per Vittorio. Attenzione però, la Lazio se ora si prova a ripartire. Palla per Basta. Immobile. Palla per Caicedo, attenzione, c'è un'occasione per la Lazio. Però viene contratta, la difesa difende bene. Viglianti. Ma sbaglia tutto, attenzione Caicedo. Palla per Immobile. Immobile! La respinta di De Sanctis che dice di no. Però sbaglia ancora. Vittorio. Palla per Zahara. Palla per Spettro, attenzione. Spettro la dà ancora per Vittorio. Tiene la palla. Palla per Kurtic. Kurtic. Parte il tiro e la palla esce di fuori. Grande occasione del VPC LOL che nonostante tutto sa subire ma sa poi reagire. Bella occasione, ma la palla esce di un niente. Si ripetono da Marchetti. Lazio ha avuto comunque tante occasioni, ma ha avuto un ottimo, diciamo, De Sanctis. Il VPC LOL oggi è stata una giornata proprio perfetta perché ha parato tanti gol. Ma la Lazio comunque ha giocato bene. E il bisogno lo sa. Attenzione, va a vuoto. Però chiudono la strada. Vittorio. Palla per Alcarsana, ma è chiuso. Però la Lazio c'ha. Palla per Nani. Ma chiude tutto Norese. Ma la Lazio vuole comunque insistere fino all'ultimo. Attenzione, Immobile. Immobile, immobile, re, ancora De Sanctis che dice di no. Spettro. Palla per il plasma, voglio chiudere in attacco la zona al plasma, al plasma, al plasma, al plasma. E lo sbaglia tutto. E finisce qui, il VPC LOL abbatte la Lazio, una ottima Lazio che comunque ha avuto sia un po' di sfortuna, ma anche un ottimo portiere che ha parato di tutto. E la doppietta di Alcarsana, che comunque conferma che il VPC LOL non è solo Daniel Spettro, ma tanti altri giocatori. È stata comunque una partita molto vincente, piena di equilibrio. Un ottimo De Sanctis che ha parato di tutto, infatti si merita il 7. E niente. Intanto così. Allora, torna la vittoria dopo il pareggio con il Napoli. Vediamo com'è andata a finire. Minchia, Inter 0 Milan 4, orca troia. Juventus Napoli 2-0. Vabbè, solite cose. Non dico tutto che non c'ho voglia. Faccio adesso la classifica. Continua il testa a testa tra VPC LOL e Milan tra 59 e 58. Si farà solo di un punto. VPC LOL ancora senza sconfitta in campionato.
Mina però sta lì. E niente. Ah, vabbè, ormai Gerbo non è più proprio perfetto. La prossima saremo in casa sempre con l'Atalanta. Ma l'affronteremo nel prossimo episodio. Nei primi minuti, senza subire gol. Vabbè, non leggo questa cosa. Comunque, vabbè, raga. Termino questo episodio. Nel prossimo episodio di PES 2018 affronteremo l'Atalanta e continueremo questo campionato, di cui ancora mancano più o meno 12 partite alla fine. E poi c'è in mezzo anche la Europa League, dove affronteremo il temibile Liverpool. Ci si vede. Ciao, alla prossima. O come diciamo in arabo. Alaikum salam.